Al premio internazionale Limenarte, la straordinaria performance dell'artista fiorentino Francesco Cinelli con i suoi manichini viventi. Il premio internazionale Limenarte, anche nella seconda edizione 2010, si è arricchito di nuove occasioni per trasmettere la forza comunicativa e la dinamicità del linguaggio dell'arte e soprattutto ai giovani la valenza della creatività come forma espressiva di capacità e potenzialità. Presso Palazzo Comunale Gagliardi, che ha ospitato fino al 23 gennaio 2011 la mostra d'arte contemporanea della Camera di Commercio di Vibo Valentia, si è svolta la straordinaria performance del maestro fiorentino Francesco Cinelli, con il coinvolgimento di studenti dell'Istituto d'Arte Domenico Colao di Vibo Valentia, realtà scolastica con la quale l'ente camerale ha attivato il progetto Praticamente Arte, con lo scopo di favorire, proprio in occasione del premio Limen, stage di formazione, eventi artistici, approfondimenti didattici. Il maestro Cinelli ha preso parte al premio Limen Arte con l'opera Contaminazione numero 8, un manichino policromo che, secondo l'autore, supera la sua staticità proprio attraverso la dinamicità della luce e delle sfumature dei suoi colori. E quest'opera ha ispirato l'artista nella sua performance denominata Omaggio a Limen Arte e parte del suo più complesso progetto Camaleonte. Il progetto, collocato all'interno della ricerca artistica di Francesco Cinelli, è nato dal tema della metamorfosi delle forme, nell'ottica di una sinergia tra pittura, movimento del corpo e spazio. Così, nell'androne di Palazzo Gagliardi, l'artista, dopo aver a lungo colloquiato con i ragazzi performers, li ha disposti seduti su appositi spazi e su loro, avvolti dai cellofan, hanno dipinto i ragazzi pittori. Prima immobili, i manichini così creati, guidati dai comandi del maestro e accompagnati da sottofondo musicale, hanno cominciato a prendere vita, perché corpi, con un'anima espressa nelle diverse movenze di ciascuno, secondo le individuali sensibilità. I ragazzi, divenuti opere d'arte all'interno del palazzo, si sono dunque mossi verso l'esterno per aprirsi al mondo e comunicare quella creatività e quel dinamismo che appartiene a ciascuno di loro e che grazie all'arte possono esprimere in maniera armonica e originale. La performance del maestro Cinelli è stata emozionante e suggestiva. Entusiasti, ragazzi, per questa esperienza, che hanno definito unica e coinvolgente. Ma anche lo stesso artista, che ha trovato nei suoi manichini delle persone straordinarie, vive e partecipative. Segno, come ha detto, che i ragazzi rispondono positivamente quando gli si rivolgono occasioni interessanti di interazione, così come questa iniziativa offerta loro dalla Camera di Commercio nell'ambito del premio internazionale Limen Arte.